Non poteva che essere in Biella la festa dei motori, ovvero la terza edizione della Biella Classic, gara di regolarità per auto d'epoca che tanto successo ha riscosso tra le strade del capoluogo e della provincia lagnera. Vecchie glorie in grado di suscitare emozioni mai sopite agli appassionati e curiosità al pubblico presente in massa lungo il percorso, ma tra tante vecchie glorie anche la curiosità del navigatore più giovane d'Italia. Lei è la prima volta da navigatore? Più o meno, infatti esattamente nel 2003, nell'aprile 2003 ho fatto una gara nella pancia di mamma appunto, la Biella Bratislava, che appunto è stata vinta e io ero inconsapevolmente come navigatore. Cioè, ma fammi capire, ha vinto la gara il papà con te navigatore inconsapevole? Certo, la gara la facemmo la mamma di Federico ed io, e lui era al settimo mese, arrivammo primi e quindi da lì i suoi geni si sono sviluppati verso la passione per le corse. Oggi è la prima volta in cui naviga ed è veramente veramente bravo. Ma bisogna avere 14 anni, no, per farlo? Sì, proprio così. E è andata davvero molto di fortuna, poiché io 14 anni li ho compiuti proprio ieri e sono un navigatore tra i più giovani d'Italia, se non il più giovane. Vabbè, allora complimenti e mi raccomando, segui bene le note che vediamo lì. Ok, buona fortuna. L'auto che cos'è? È una Chevrolet Corvette Stingray del 1974. E così, lungo le strade più suggestive di Biella e del biellese, le auto fino a sera si sono fatte ammirare tra vecchie glorie e giovani appassionati.